Oggi volevo mostrarvi il mio libro delle ombre, detto anche Grimorio. Questo non è il mio libro delle ombre completo, ma è solo uno che sto iniziando adesso. E per l'appunto volevo mostrarvi il risultato che sta venendo fuori. Questo libro non è altro che un diario in pelle che ho acquistato da Amazon e dalla copertina in pelle ridipinta a mano. Sulla prima pagina ho voluto realizzare questa preghiera con questo carattere un po' particolare, che è una preghiera alla luna, che chiede protezione alla luna. Di conseguenza troviamo nelle pagine successive le 9 virtù e una preghiera alla dea. Ci tenevo a farvi notare che le pagine di questo diario sono realizzate interamente a mano. Il metodo con cui è stata realizzata questa carta è il metodo più antico che c'è, cioè quello di utilizzare gli stracci vecchi, e infatti più avanti nelle pagine successive potremo notarlo. Successivamente ho inserito gli elementi aria, terra, acqua e fuoco. Più avanti realizzerò un video del metodo che sto utilizzando per realizzare questo libro. Come potete vedere, questo libro sto scrivendo sia in inglese che in italiano, perché non voglio che poi alcune preghiere che sono nate in inglese vengano tradotte in italiano e che possano perdere appunto la forza e l'energia delle parole originali. In questa pagina sulla sinistra possiamo notare un pezzetto di cotone incastrato all'interno della pagina, proprio appunto perché queste pagine, come dicevo in precedenza, sono il risultato di una realizzazione a mano fatta con stracci. Ad ogni modo, su questa pagina a sinistra ho finito di scrivere le informazioni sullo spirito, come bandire o invitare alcuni elementi e infine i 13 traguardi di una strega. Nell'ultima pagina che ho realizzato invece c'è una sorta di mantra che va ripetuto avanti allo specchio per aumentare la fiducia in se stesso.